Sono 50 anni che le varie amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune di Sarzana inseguono il sogno di poter realizzare un fronte mare moderno e comunque più funzionale e che migliori la recettività della zona. È un sogno che si è sempre scontrato per vari motivi, per varie questioni a livello urbanistico, con tanti ostacoli. Sta di fatto che diciamo che ora stiamo vivendo, forse non so se sia un sogno, questa volta sia la realtà, poi lo vedremo, il sogno di realizzare un restyling completo delle spiagge. Un'impresa importante perché prevede veramente una ristrutturazione complessiva degli stabilimenti balneari, il loro spostamento e quant'altro, ecco, il tutto per cercare di offrire alle migliaia di persone che vengono a Marinella e ai turisti un'immagine diversa della zona. Stasera abbiamo deciso di affrontare questo argomento che tra l'altro è oggetto di una indagine pubblica proprio in questi giorni, perché si sta istruendo la pratica, che fa parte dell'iter burocratico per licenziarla. E stasera quindi affronteremo temi che fanno parte del dibattito pubblico già avviato, ma l'abbiamo proposto perché pur essendo una zona sarzanese o amigliese, la zona di confine comunque ha una rilevanza comunque provinciale, ecco, non, indubbiamente. Per discutere dell'argomento stasera abbiamo con noi Carlo Ruocco del Comitato Botta, abbiamo due balneatori, Andrea Carlini come si chiama? Sorsanghera di Consorzio Luni, di Luni. titolare del bagno Zena. Esatto, e poi abbiamo Roberto Galli che invece è Confcommercio, mi sembra, Confcommercio, la sì, Confcommercio, Sindacato Italiano Balneari. per stringere. L'assessore Massimo Baudone, che è l'assessore che si occupa di questo argomento perché ha la delega all'ambiente, mi sembra, e quindi è All'urbanistica. all'urbanistica, che è il capo ufficio tecnico, comunque un dirigente dell'ufficio tecnico di Sarzana, che è Stefano Mugnaini, e un consigliere comunale di Sarzana che è Walter Chiappini. Ora con loro cercheremo di affrontare un po' i vari argomenti, vedere cos'è sul tappeto e cosa si può fare. Nel frattempo manderei in onda subito una scheda che è stata realizzata dalla regia, Sara Cadenotti, e direi la regia di mandarla in onda e poi discutiamo. Chissà se operatori e frequentatori del litorale di Marinella tra un anno ritroveranno la spiaggia di sempre. Entra infatti nel vivo in questi giorni la valutazione strategica ambientale del piano particolareggiato per la riqualificazione degli arenili e della fascia costiera sarzanese. La procedura di VAS è prevista dalla legge regionale per i siti di interesse naturalistico e su richiesta di Legambiente Italia Nostra, la Regione ha avviato giovedì scorso l'inchiesta pubblica per coinvolgere i cittadini che non hanno partecipato alle prime fasi di elaborazione del piano spiagge. Dopo la prima riunione per illustrare il progetto e rispondere alle domande dell'Assemblea, ieri la parola è passata ai cittadini, al Parco di Monte Marcello Magra e alle associazioni con le loro osservazioni e critiche sui contenuti del piano. Nel frattempo l'amministrazione ha presentato il progetto al Comitato VAS regionale. Il nuovo volto di Marinella, tracciato nel progetto di Antonio Chirico ed Oriano Lucchesini, prevede in primo luogo la liberazione della spiaggia, lasciando in essa solo i servizi minimi per la balneazione e lo spostamento dei manufatti di proprietà degli attuali concessionari a Monte dell'Arenile, nell'area di proprietà della Marinella SPA. Sarebbero proprio gli attuali assegnatari delle concessioni demaniali ad acquistare i terreni nel retrospiaggia, con un investimento di circa 10 milioni di euro e un esborso totale da parte di ciascun operatore stimato intorno al milione di euro. Uno sforzo economico notevole che gli operatori affronterebbero alla vigilia dell'entrata in vigore, nel 2020, della direttiva europea Bolkestein, che prevede la messa a bando delle spiagge, facendo così vacillare le certezze di quelle famiglie per cui la concessione si rinnova da generazioni. I balneatori storici quindi da un lato sono incoraggiati a investire nella nuova Marinella per assicurarsi una presenza sul litorale che, stando al progetto, dovrebbe diventare meta di visitatori anche fuori dalla stagione estiva. Ma due sono le incognite che riguardano questa parte dell'operazione.
La prima riguarda il fatto che con l'entrata in vigore della Bolkestein, la gestione della spiaggia potrebbe comunque passare in mano ad altri imprenditori, nonostante il divieto comunale di realizzare nuove strutture nell'area demaniale. In secondo luogo, l'erosione della spiaggia potrebbe portare il demanio a conteggiare lo spazio di sua proprietà, a partire dalla battigia, sempre più a monte, con il rischio di entrare con il tempo nei terreni occupati dai nuovi fabbricati. C'è poi chi tra i comitati esprime perplessità sull'intenzione stessa di aggirare la Bolkestein, impedendo che all'erario giungano nuove risorse da reinvestire nel territorio. Quel che è certo è che il progetto è l'occasione per riqualificare un'area troppo a lungo lasciata in abbandono. Nella stagione estiva si conta una media giornaliera di circa 13.000 bagnanti. In un quadro in cui coesistono stabilimenti, spiagge libere attrezzate e chioschi, mancano aree parcheggi organizzate e spazi verdi da sfruttare nel resto dell'anno. Laddove il progetto prevede tra le altre cose nuove infrastrutture, percorsi ciclabili, una lunga passeggiata a valle della provinciale e il collegamento pedonale con il borgo di Marinella. Aspetti apprezzati dagli stessi ambientalisti, che sottolineano però l'impatto dell'intenso traffico veicolare e commerciale che attraversa Marinella, mentre il parco di Montemarcello Magra avanza osservazioni sulla realizzazione di un ampio parcheggio in un'area di interesse comunitario. Intanto l'intenzione di portare a compimento il progetto da parte degli imprenditori locali si è concretizzata con la nascita del Consorzio Riviera di Luni, che riunisce 24 operatori del litorale ed è stato costituito proprio in previsione dell'investimento chiave per la riuscita del piano spiagge. Approvato dal Consiglio Comunale del 18 maggio, l'attuale piano spiagge è stato presentato per la prima volta a gennaio del 2014, a meno di un anno dall'insediamento dell'amministrazione Cavarra, che ha definito l'ok del Consiglio Comunale come una svolta epocale per l'area di Marinella, sulla quale negli ultimi anni si sono spesso accesi e spenti riflettori, nel caso di Spezianello, Centro Sportivo dello Spezia, e degli Orti d'Italia di Oscar Farinetti, che a marzo dello scorso anno ha annunciato l'intenzione di costruire a Marinella un'azienda agricola. Assessore, allora è la volta buona, ce la facciamo? Che difficoltà incontra l'amministrazione, se ne incontra? E il progetto mi sembra che sia ambizioso, ecco, perché più o meno abbiamo sentito quali sono le cose che intendete fare, anzi se c'è qualcosa in più che magari è stato tralasciato dalla scheda lo può dire lei. Sì, intanto vi ringrazio, buonasera dell'invito. È chiaro che il nostro progetto è riduttivo chiamarlo piano spiagge, il progetto infatti si chiama piano di riqualificazione della fascia costiera, che è una cosa un po' più ampia. È stato fatto insieme, in continuità con il comune di Amelia, che è leggermente più indietro per ragioni di natura, semplicemente di sfasatura dei tempi, ragioni amministrative. So che anche loro stanno preparando tutta la documentazione per l'adozione del piano in Consiglio Comunale. Il piano è ambizioso, ma si pone come obiettivo e come filosofia il riordino. Insomma, abbiamo visto anche dalle immagini del vostro servizio che è il nostro litorale, che pure è frequentato perché i numeri sono alti, però non si presenta, diciamo, in buono stato, lo dicevi tu in premessa all'inizio, insomma, ha avuto nel corso degli anni diversi problemi. L'amministrazione vorrebbe in qualche modo, attraverso questo piano, porre fine, riordinare e, diciamo, ridisegnare, come stiamo facendo e abbiamo fatto, diciamo, tutta la parte costiera delle spiagge. E come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare arretrando le strutture nel retrospiaggia, lasciando quindi una maggior profondità delle spiagge, anche sabbia, sì. Perché le nostre spiagge negli anni sono state erose, anche se quest'anno il dato sembra essersi, diciamo, arrestato, allentata la morsa dell'erosione. Non so quanto abbia influito anche il dragaggio, seppur tardivo, dello scorso anno fatto dalla Regione Liguria. E dicevo, arretrando le strutture, mettendole su palafitte, diciamo così, in maniera tale che l'onda, cioè mare grosso, non rifletta contro le strutture, soprattutto nel periodo invernale. E poi la vera, come dire, filosofia del piano è quello di far vivere una straordinaria frazione di Marinella, quindi partendo dal suo litorale, non più quei due, tre, forse tre mesi all'anno nel periodo estivo, ma ampliare l'offerta con una passeggiata, con una pista ciclabile. Amelia va in Consiglio Comunale. E voi? Noi abbiamo già adottato a maggio il piano, poi è iniziato il percorso delle osservazioni, quindi perché sono due i piani su cui si lavora, quello del piano urbanistico, vero e proprio, che i 60 giorni scadono il 7 di ottobre e bisogna andare in Consiglio Comunale entro i 90 giorni, mi corregge
l'architetto Mugnelli, 90 giorni dalla data delle osservazioni, e dobbiamo andare in Consiglio Comunale entro il 7 di ottobre. Il Consiglio Comunale è già convocato il 6 di ottobre, andremo per la discussione delle osservazioni che sono state presentate e su cui già la Commissione Territorio Consiliare ha fatto 3 sedute e ha già discusso, ha fatto anche proposte al Consiglio Comunale. Ci sono ovviamente per ogni osservazione le controdeduzioni dell'ufficio tecnico sulle quali poi il Consiglio Comunale è chiamato a votare e quindi poi dare un voto finale sul dispositivo complessivo. Mentre, e termino, la VAS è una procedura di natura regionale che produrrà alla fine un documento che la Regione, che il Comitato di VAS darà al proponente, quindi a noi, al Comune, e che dovrà anche questo documento andare in Consiglio Comunale, ma non può essere emendato, o lo si prende così com'è o il Consiglio poi lo approfondiamo nel proseguo della discussione. Ecco Galli, voi le osservazioni le avete già presentate? Noi abbiamo già presentato però qui al di là delle osservazioni, qui intanto l'operazione a livello economico per voi balneatori è fattibile oppure no, è un'avventura? Ma anche da quello che si vedeva nel filmato si capisce bene che sembra che questo piano sia stato pensato e verrà portato avanti per le spiagge libere che oggi esistono tra il bagno PT praticamente e il bagno Roma, cioè la parte centrale dove oggi ci sono le spiagge libere, mentre invece ci sono delle forti criticità per quanto riguarda tutto il resto del litorale, perché se noi prendiamo la parte di via Kennedy dove insistano alcuni bagni storici come il Zena, il Tritone, eccetera, vediamo che praticamente lì non si potrà realizzare quasi niente, perché se io per poter costruire dietro devo demolire quello che ho davanti e dietro non ho un retroterra che mi permette di arretrarmi, cosa faccio? C'è la strada lì. C'è la strada. Quindi praticamente tutta quella fascia lì, o più semplicemente andare a vedere quelle che sono le situazioni dove c'è un bagno, per esempio, che è tutto sul demanio, dietro una retroterra, cosa fa? Si autodistrugge per non poter costruire più da nessuna parte. Cioè voglio dire che questo piano qui andava considerato in un'altra ottica, cioè non bisognava fare un tabù di questa questione del fatto, cioè di dover demolire per forza tutto quello che c'è sul demanio. Perché poi andremo avanti a forza di varianti al piano regolatore, altrimenti su questa parte qua non si farà assolutamente niente. Quindi bisognerebbe che le norme del nuovo piano regolatore fossero e tenessero conto anche di questo aspetto, che è quindi, fondamentale. Diciamo che la vostra osservazione verte su questo. Ecco. Beh, no, una osservazione verte su questo. Ci sono anche altre osservazioni che riguardano per esempio anche il fatto che, come parlava prima l'assessore, ma l'erosione non è finita. Ora se andiamo a vedere, mi diceva prima un balneatore che lì dove c'è la turbina ha portato via quasi tutta la spiaggia. Quindi bisogna stare ancora attenti, non è ancora finita questa fase qua. Bisogna ancora cercare di fare qualche cosa per poter preservare questo territorio che deve la sua unicità, eccetera, al fatto di avere una spiaggia sabbiosa che in Liguria praticamente non esiste. Noi dobbiamo salvaguardare questo bene qua a tutti i costi. Quindi diciamo che il piano così come è stato presentato, come sta andando avanti, voi non noi è siamo che critici soprattutto per questo aspetto qua, per questa differenza. Questa che differenza, c'è. Cioè io capisco bene che le spiagge libere che sono state condotte in modo non proprio legale, si parla di abusi, di tante cose non fatte bene, eccetera. È giusto che abbiano la possibilità di ricostruire il loro stabilimento balneare a monte, però loro possano farlo perché hanno un retrospiaggia, ma dove non c'è questo retrospiaggia... Voi dovreste andare in mezzo alla strada. Poi un'altra cosa, l'assessore Bordone ieri sera nell'incontro che c'è stato per la VAS ha detto che i nuovi insediamenti che verranno fatti in quella zona lì avranno davanti delle spiagge libere, non libere attrezzate e neppure stabilimenti balneari. Ora, si parlava di investimenti milionari. Come fa a fare un investimento milionario colui il quale poi non può utilizzare la spiaggia? Perché praticamente se rimangono spiagge libere non si può utilizzare la spiaggia, cioè non si può fare sì che il gestore del nuovo stabilimento balneare che crea delle strutture balneari
però non può utilizzare il demanio per piacciarci e non può affittare il pedalò e non può mettere gli ombrelloni e non può mettere i lettini. Come si spiega? Carlini, questo lei è su questo discorso concorda? Sono d'accordo con Galli che riguardo via Kennedy è una cosa a sé. Sì, via ecco. Kennedy ha delle problematiche diverse riguardo a tutto le spiagge. A tutto il re. Effettivamente, se io demolisco la mia struttura, sono 600 metri quadrati, e purtroppo dietro il terreno non è mio perché è in comproprietà, è difficile andare a costruire dietro, un investimento enorme. E sono alcuni strumenti balneari che hanno dei proprietari dietro del terreno che non glielo venderanno mai. Quindi via Kennedy deve un pochino rivista su questo discorso qua. Volevo dire, scusami un attimo, sì. C'è qualche possibilità tecnica di uscire da questo inghippo? Ma noi in tutto il periodo in cui è stato elaborato il piano, fondamentalmente uno dei temi era proprio quello, di riuscire a fornire una soluzione quanto più possibile praticabile, naturalmente, e soprattutto sostenibile, per poter dare modo a tutti i soggetti, sia spiagge libere, zona di stabilimenti balneari, via Kennedy, eccetera, di poter intervenire, no? Intervenire per poter realizzare un insediamento che fosse in linea con quello che erano, con quello che sono, che dovrebbero essere gli obiettivi del piano, cioè riacquisire una certa superficie per quanto riguarda la balneazione vera e propria e garantire la realizzazione di interventi su aree in proprietà che notoriamente sono interventi più legati alle possibilità economiche e finanziarie dei soggetti che dovrebbero effettuarli, dal momento che non gravando su un'area demaniale che di norma non può essere ceduta al privato, no? Riescono a fare investimenti e praticamente a garantire l'esistenza perpetua di un insediamento che avrà altre potenzialità rispetto a quello che hanno attualmente e, come ha detto l'assessore, eccetera, possono distribuire, e questo è uno degli obiettivi del piano che si è prefisso, quello di cercare di distribuire lungo un arco dell'anno più ampio rispetto a quello che viene utilizzato. Chiaro, perché le strutture sono... C'è quello che in molte altre situazioni turistiche, eccetera, è l'allungamento della stagione, diciamo così, di utilizzo. L'ho interrotta prima, Carlini. Volevo dirle, il costo di un'operazione così per un balneatore, quanto è? Perché prima di tutto io dovrei andare a comprare il terreno. Che ecco, al Monte di Pa. Non è solo mio, una terreno, parte di quel terreno. Poi demolire, andare a ricostruire... Insomma, alla fine della fiera ci vuole davvero una... Oltre un milione, sicuramente. Ecco, diciamo poi... che per una spiaggia libera dobbiamo investire dalle 8-900 mila euro almeno, tra comprare il terreno e andare a costruire, poi dovrà comprare anche le aree in comune, perché noi come consorzio siamo in trattativa con la Marinella S.p.A., ma non ci vendono solo la ciccia, diciamo, ci vendono anche l'osso dietro la soprastrada. Quindi l'affare più grosso lo fa la Marinella S.p.A. in questo piano. Chi incassa è la Marinella S.p.A. perché vende dei terreni. È proprietaria di tutto. Vende dei terreni che tra l'altro... A parte via Kennedy, che lì non ci... Io l'altra sera ho partecipato a una riunione e osservavo che, mettiamo pure che il mare rimanga fermo, sia fermo lì, ma se il mare avanza, la linea di demaniale ovviamente deve retrocedere e rischia di trovarvi espropriato quello che avete comprato. Quindi, tra l'altro come consorzio abbiamo contattato l'Università di Firenze, avrebbero interesse a realizzare una scogliera sperimentale. Okay? Per bloccare l'acqua. Sì, una scogliera sperimentale che se non funziona, questa scogliera non ha un impatto perché è sotto l'acqua, non si vede. Ha un costo di 200.000 euro, sarebbe una sperimentazione. Se non funziona questa scogliera
dopo 2 anni viene smantellata. Le scogliere che ci sono ora a Marinella sono ancora quelle quando era ministro Ferri, mi sembra, alcune. No, non sono quelle del ministro, non sono, sono state fatte successivamente quelle che ci sono ora. Ah, ecco, perché so che lui era venuto e aveva... Ma vorremmo però, comunque che l'amministrazione, la regione ci appoggiasse un attimino anche per vedere se è possibile fare questa sperimentazione, dato che bisogna prima proteggerla questa sabbia. Ecco. Chiappini, ecco, voi in consiglio comunale il giorno 6 dovrete intervenire, esprimervi. Quali sono, se ci sono rilievi su questo piano, che fate voi come minoranza consigliare? Vabbè, intanto chiariamo un dubbio. Che qualcuno si pone, lo chiariamo subito, perché io come rappresento il Movimento 5 Stelle, noi non siamo assolutamente contro a prescindere. Marinella va assolutamente riorganizzata, ristrutturata, questo è ovvio. Quindi siamo talmente a favore di un nuovo piano di ristrutturazione della Marinella che siamo terrorizzati da questo piano, perché come siamo cominciati a sentire, questo piano traballa in tutti i sensi, proprio traballa. Traballa talmente tanto che per la prima volta abbiamo la certezza di non avere sicuramente fondi pubblici, oltre a quello che è stato detto, che è stato già abbastanza spiegato, ma poi magari ci si ritorna un attimino in cima, perché ho sentito delle cifre che già non corrispondono neppure ai documenti che sono stati consegnati, per cui oltre al problema dell'impegno dei privati, dei vari privati, Balneatori e Marinella S.p.A., perché questo è chiaramente un piano pubblico ma di interesse assolutamente prevalentemente privato, abbiamo proprio il problema della parte pubblica. La parte pubblica non è assolutamente finanziata. Per la prima volta abbiamo un piano a Sarzana, per la prima volta non lo so, ma almeno io mi rifaccio al piano con cui è stato lanciato il famoso progetto Botta, poi abbiamo qua Carlo Ruocco che ci dirà meglio, in cui lì erano definiti già soldi ben precisi e che sarebbero arrivati, che forse in parte sono arrivati. Qua no. Qui c'è tutta una parte. Quindi qui sarebbe tutto a carico dei balneatori? No. Qui sarebbe tutto a carico dei balneatori e successivamente a carico del pubblico, che potrebbe vedersi servizi pubblici mai realizzati. Ah, ti riferisci a parcheggi? Certo. No, parcheggi sono tutti privati, quindi sicuramente i parcheggi verranno sicuramente fatti, sempre che i balneatori riescano a fare una convenzione col privato, perché mi risulta che oltre al comune bisogna fare una convenzione col privato, perché dovranno partecipare alla costruzione dei parcheggi e poi sono pertinenziali, quindi dovranno fare una convenzione col privato. Quello che non ci sarà probabilmente sarà l'impegno finanziario pubblico, se così continua, e quindi abbiamo delle forti perplessità sulla realizzazione delle parti pubbliche, a meno che poi non ci si rimetta dei soldi il comune, perché magari non arrivano dai fondi europei, dai fondi regionali, per cui noi siamo assolutamente favorevoli, però dobbiamo assolutamente segnalare che queste cose qua andavano semmai valutate prima ancora dell'adozione. Però sono forti dubbi anche dal punto di vista procedurale, perché alcune cose andavano fatte prima dell'adozione. Noi abbiamo fatto prima l'adozione e poi le cose che andavano fatte prima, compreso ad esempio l'inchiesta pubblica. Noi siamo soddisfatti, l'abbiamo detto, però abbiamo spinto moltissimo per avere la partecipazione dei cittadini, la consulta per l'ambiente. Questa è una bella cosa, però la prima volta che è bellissima, però andava fatta precedentemente per accogliere osservazioni di tutti e avere un piano già all'adozione che fosse già un passo avanti con determinate migliorie, determinate segnalazioni e quindi la sicurezza, ad esempio, sui fondi pubblici di averceli. Non possiamo approvare, a parte che non andiamo all'approvazione, ma andiamo all'approvazione di osservazioni e controdeduzioni, se non mi sbaglio. Poi devi approvare il dispositivo complessivo. Quindi allora approviamo una cosa che ha un futuro non incerto. Prima leggi lo statuto, non incerto, di più, ancora prima. Qui approvate il piano. Martedì il Consiglio Comunale sarà chiariamo chiamato questa cosa. A votare osservazione per osservazione. No? Quindi ci sta che nella mare delle osservazioni ci siano anche voti differenti. No? Chiaro che si distinguerà, immagino, la maggioranza consiliare, seppur forse con alcune distinzioni, come è stato anche per altri piani. Sottoscritto si astenne sul progetto di riqualificazione di via Muccini, meglio conosciuto come progetto Botta, quindi figuriamoci. Però detto ciò, poi alla fine il Consiglio Comunale è chiamato a votare
complessivamente sul dispositivo finale, come si dice, quindi si approva poi o non si approva il piano, è normale. Sono contento della precisazione. No, quindi è molto chiaro. Non servirebbe il Consiglio Comunale. Quindi allora dopo approfondiamo a approvare. Sì. Per precisare, la delibera che viene presa nel martedì, così come prevede la legge, tra l'altro, c'è la discussione e le controdeduzioni e le osservazioni. Certo. L'atto finale è l'approvazione del piano da parte del Comune. Successivamente ci sarà l'invio in Regione di tutta la documentazione che, intersecandosi con la procedura di VAS, darà poi un esito finale a cura della Giunta regionale che dirà il piano è approvato a queste condizioni che dovranno essere recepite in una successiva seduta del Consiglio Comunale da parte del Comune. Ho recepito o respinte. Questo in linea generale è che quindi il percorso è molto chiaro, molto sì. Lungo, abbastanza lungo. Ancora, sì, però non è ancora che, lungo, però è chiaro. Questa è la legge, non è che inventiamo a Sarzana i percorsi. Non so se... Ruoco, e se questi stabilimenti a Palafitta, anziché essere fatti sui terreni che si acquistano, fossero messi un po' meglio e fossero lasciati sulla zona demaniale e resi più accoglienti, più belli, non sarebbe una possibile soluzione? Dunque, noi ci siamo mossi nel valutare questo piano su due direttrici. Uno, l'interesse dei cittadini a poter fruire del litorale, dei cittadini non solo quelli abbienti che possono anche andare a pagare 20 euro al giorno più parcheggio, ma anche dei non abbienti che possono fruire delle spiagge libere, no? E credo che questo dovrebbe essere una preoccupazione anche di un consiglio comunale, per esempio, no? E poi su aspetti ambientali. Per esempio, quando si fa un piano di riqualificazione si possono anche disegnare delle cose piacevoli come la passeggiata, le dune, poi ci si accorge che le dune non possono essere fatte, diventano aiuole, faccio riferimento alle controdeduzioni dell'ufficio del piano, e poi ci si accorge che per esempio il carico finanziario è molto elevato, si parla di 6 milioni e 800 mila euro di opere pubbliche, e la cosa ovviamente per chi ha vissuto l'esperienza del piano Botta riecheggia subito, no? Il piano Botta doveva essere un piano che doveva servire a riqualificare un quarto del centro urbano di Sarzana, con Piazza Terzi, via Murello, nuovi accessi, eccetera. È fermo, non è stato fatto niente. Purtroppo è ferma anche la parte privata, perché quando si fanno questi interventi megagalattici, in realtà piccole e quindi anche finanziariamente deboli, poi i conti si fanno dopo. Allora noi avremmo preferito i conti farli prima. Cosa vuol dire? Noi siamo partiti, per esempio, dalle spiagge libere. Ecco, le spiagge libere perché sono la cosa che dovrebbe stare più a cuore a un'amministrazione, perché è una tutela dei ceti meno abbienti. Infatti aumentano nel piano. Di poter usufruire del mare, no? Allora, se la regia manda l'immagine, è una... Questa. Esatto, che abbiamo preparato con la Presidente Roberta Mosti. Beh, questa immagine si compone di due immagini. Una è in alto è la situazione attuale, e in basso è il progetto del piano relativamente proprio alla fascia di spiaggia libera. Beh, come vedete, oggi la situazione è completamente sgombra. Guardate che i pochi edifici che sono puntellati di nero, che sono gli attuali bagni, ce n'è solo uno autorizzato, uno concessionato, PT, almeno così abbiamo letto dalle carte, con 50 metri quadrati di superficie, di cui
quasi la metà commerciale e l'altra metà di attrezzature. Tutto il resto sono costruzioni abusive. Quindi abbiamo una spiaggia interamente libera teoricamente. Poi abbiamo visto che invece anche gli interventi della Guardia Costiera durante quest'estate per far togliere ombrelloni di chi li aveva messi abusivamente, eccetera, eccetera, ed è stato sempre, non da quest'anno dove la Guardia Costiera si è accorta di questo fatto, i vigili continuano a non accorgersene, ma è stato sempre negli anni, no? Che anche chi aveva dei bagni abusivi metteva ombrelloni. Però mi dice diceva allora, adesso l'assessore che aumenta. Vogliono valorizzare questa cosa. Allora, se mi rimettete l'immagine dalla regia, ecco, vedete, c'è tutta una costellazione, sono 8 costruzioni che sono la parte rossa, sono attrezzature balneari, la parte blu, commercio. Sono 8 costruzioni che occupano tutta la fascia del litorale, ok? Allora, mi dite secondo quale principio, e arretrate non più sul demanio pubblico, ma arretrate in territorio Monte dei Paschi, cioè chi vuole realizzare non paga, non deve vincere l'asta della pubblica prevista dalla Bolkestein, ma deve rivolgersi a Marinella S.P.A., stare ai prezzi che dicono 800.000 euro, 1 milione a seconda della grandezza, pagare e allora può fare questi manufatti. Davanti cosa succede? Cioè perché di quegli 8, no? Chi sarà quel privilegiato che avrà la spiaggia libera attrezzata, cioè che su richiesta potrà mettere gli ombrelloni? Inoltre, guardate che lì parliamo di... Hanno detto che sarà spiaggia libera, non attrezzata. Quindi, libera, lì PUD prevede che sia libera. Sia libera, non attrezzata. Quindi, lungo tutto quel litorale lì... Tra PT e il Maestrale, cioè è quello che stavo cercando di dire, libera. Dicono che è libera. Libera. Allora, come rientrano... E infatti non si capisce l'investimento. Come rientrano, no? Dell'investimento forte che devono fare, perché oltre a questi... al costo di acquisto del terreno Monte dei Paschi, devono partecipare ai costi per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo è chiamato lotto 1, no? Primo lotto. Sì. Tra l'altro, dividere in lotti... Quindi dicono, come rientrano i soldi? Oh, dividere in lotti, attenzione, che dividere i lotti, le opere pubbliche, significa fare come la pista ciclabile del piano Botta. Cioè, cominci col primo botto e poi gli altri, chissà, perché di là... verso Fiumaretto, lotto unitario. E ci deve nel essere almeno il 75%, 70 o 75%. Scusa, perché in parole sì, povere, il metodo di intervento sull'intero litorale, non sull'area delle spiagge libere, è fatto a comparti, cioè il comparto, no, come ci insegna la normativa urbanistica di carattere generale, è costituito da una serie di interventi che devono essere realizzati organicamente. Cioè non esiste quello che costruisce ed è finita lì. Certo. Esiste una serie di programmazioni nell'attuazione del comparto che comporta la realizzazione di un lotto funzionale, sia per quanto riguarda gli insediamenti che quanto riguarda le opere pubbliche. Sulla fascia delle cosiddette spiagge libere, il problema non è tanto quello di fare il confronto fra come è adesso e fra come dovrà avvenire. Come adesso è il frutto di una battaglia di 30, io sono 32 anni che lavoro a Sarzana, sono 32 anni che è un continuo contenzioso amministrativo per poter garantire la liceità, no? Partendo dal 1983 quando ho messo piede a Sarzana, la liceità dei fabbricati su un'area prima demaniale e poi diventata in gran parte area privata con l'arretramento della linea demaniale del 2008. Quella non è una indicazione, da prendere è il contrario. Diventata... Prima era privata, poi diventata demaniale. Cioè è arretrata la linea demaniale, sì, nel esatto. Senso che, che ha preso una fetta più ampia e poi è diventata demaniale. Comunque, dicevo, la soluzione che abbiamo inteso dare è quella di permettere a coloro che hanno avuto negli anni la possibilità di gestire degli insediamenti in quella zona lì,
no? Di insediarsi finalmente con tutte le conformità possibili e immaginabili garantite dalle norme di legge, soprattutto in questo caso da un piano particolareggiato. Inoltre, oltre a quello, è data la possibilità a ogni singolo subcomparto, diciamo così, ogni singolo intervento di realizzare un fabbricato a destinazione prettamente commerciale che possa garantire l'insediamento di attività che costituiscano uno degli elementi di quell'obiettivo che era l'allungamento della stagione estiva, no? Per poter permettere di fare attività che possano avere una scadenza, diciamo così, più in là rispetto a quella che hanno adesso. Questa in linea generale è la filosofia. Noi non abbiamo, al di là di tutte le indicazioni che sono venute fuori, voci sui costi riguardanti la parte privata della Marinella S.p.A. Però noi riteniamo che sulla base di quello che abbiamo segnalato dal punto di vista normativo, abbiamo ritenuto che, facendo soprattutto conto anche di un atteggiamento particolare nei confronti della famigerata Bolkestein, no? Si possa arrivare a garantire l'insediamento di qualsiasi tipo di attività con un danno minore rispetto a quello che potrebbe essere nel 2020, dopo che tutti dovranno sgombrare dall'area demaniale. Voglio dire un'ultima cosa. Il discorso della costa... Quello lì non è che tutti dovranno sgombrare dall'area demaniale. Il discorso sulle edificazioni nell'area demaniale. Noi abbiamo degli elementi derivanti dalla relazione geologico-tecnica legata al piano, derivanti anche da studi che sono stati realizzati dalla Regione Liguria su commissione della Comunità Europea, che ci dicono che una certa quantità di area demaniale sino alla batimetrica dei due metri è sicuramente assoggettata ai fenomeni meteo-marini. Praticamente in quella zona lì è paragonabile alla zona di riassetto fluviale lungo il fiume Magra. Pertanto, cosa ne discende? Ne discende che l'installazione di fabbricati, strutture o cose di questo genere, in quell'area lì, sulla base delle nostre conoscenze, sulla base delle nostre valutazioni, non è possibile mantenerla. Per cui ecco come è scaturita, quindi, da un certo punto di vista, anche il discorso dell'arretramento. Un attimo, riprendi subito però, ma pregherei la regia di mandare in onda un attimo un filmato che abbiamo girato a Marinella. Abbiamo sentito un po' la gente, sempre Sara Cadenotti ha sentito qualcuno, le immagini sono di Sergio Diofili. Poi magari proseguiamo, intervieni tu. Il piano spiagge, sei interessato? Sì, diciamo che lo seguo molto attentamente e secondo me, se la cosa va in porto, è una cosa buona, giusta e bella anche. Bella perché finalmente si rende giustizia a un litorale che è stato degradato molto, ma molto. Io ho avuto modo di vedere il progetto su carta, si è realizzato, è bellissimo. Lei crede che riusciranno tutti i passaggi a compiersi in tempi brevi? Volere e potere. Del piano spiagge, per esempio, di questo si parla in questi giorni, sa qualcosa, si è fatto un'opinione? No, non so, so che c'è delle riunioni in corso per fare sto piano spiaggia, però io sono all'oscuro di tutto, non è che sono interessato a questo progetto qua. C'è una parte secondo lei prioritaria per riqualificare Marinella? Si è parlato di altri progetti per quest'area, comunque tra l'ultimo è quello appunto degli Orti d'Italia con Farinetti dell'azienda agricola. Ma questo si spera che di un futuro per Marinella, ma penso che sia 40 anni che se ne parla, ma vedo che il degrado qua è aumentato anno per anno mentre degrada Marinella. Tutto per il mobilismo di certa gente e poi eccoci qua, siamo qua a vivere una vita forse da zombie, a morire, non a vivere, a morire,
perché un paese così, che era al fiore all'occhiello di tutto, è diventato, diciamo, Borgorati, dai, perché Genoa c'è Borgorati, noi qua abbiamo Borgorati dai topi che c'è, e marocchini. Piano spiaggia ogni giorno bisogna farlo per forza, perché sennò siamo come i zingari. Io lo trovo una cosa giusta, anche perché porta gente dentro al paese, perché in paese c'è rimasto 40 persone, i negozi sono chiusi tutti, quei due che c'è rimasti sono capiti dediti e non si sa come avranno a finire. La gente sta morendo, i giovani poi non se ne parla, perciò è ora di fare qualcosa dopo 50 anni. E purtroppo quelli che si oppongono sempre sono queste associazioni che non li capisco, che non sono a casa loro, loro non ce l'avranno questi problemi, ma noi ce l'abbiamo. Questi qua non si può fare niente, Verdi, Italia Nostra, ma è ora di finirla. Qua avevamo degli anni, penso 20 anni fa, cioè avevamo 15 negozi in piazza qua, è tutto chiuso, tutto abbandonato, chiuso completo. E quindi anche la gente che Marinella, che offre poco, anche quella che viene, dice ma devo andare in pescheria, a Maria di Carrara, devo andare a Carrara, a Sarzana, e quindi penso che sia un handicap anche del nulla fare a Marinella. Uno deve mettersi anche in testa di dire vogliamo fare Marinella, dobbiamo dare servizi, dobbiamo dare questo, dobbiamo fare quell'altro. Invece penso che Marinella è solo estiva per Sarzana. Basta metterci la buona volontà e poi la burocrazia poi farà il suo corso. Però, come diceva giustamente Pilò, sono passati troppi anni. Troppi anni, ora è ora di dire basta, basta con le mani in pasta, basta con il nullismo. È un luogo, dicevi? Tanto che ho sentito degli accenni alle associazioni che si oppongono, eccetera, no? 60 anni di immobilismo e di degrado spero non vengano imputati al comitato Sarzana che vota, nato 6 anni fa. Il problema è diverso, è quale sviluppo si vuol fare, perché e soprattutto se il mare può essere e la spiaggia può essere fruibile per tutti e la qualità della spiaggia e del mare che mettiamo in campo. Perché io, per esempio, ieri, durante l'inchiesta pubblica, ho sentito giustamente lamentarsi perché neanche i proprietari di seconde case quest'anno sono venuti a Marinella. Ma perché dovrebbero, pur avendo casa, venire a Marinella quando la sabbia è creata col limo del dragaggio del Magra? Poi mi dicono l'ARPAL però ha detto che quella sabbia lì, quel limo lì era buono, non inquinato, ma magari era polveroso, cioè ci sono stati i detriti delle mareggiate per tanto tempo, sono stati in parte bruciati. Insomma, la cura dell'ambiente è preziosa per rilanciare un borgo. Qui bisogna dire qualcosa. Volevo riprendere un momento l'immagine, perché noi, per esempio, ecco, introducono degli elementi tecnici che cozzano con la realtà che tutti conosciamo di Marinella. Per esempio questo fatto che il profilo altimetrico deve essere 2 metri sopra il livello di battigia, no? Per le nuove installazioni. Ma chi conosce Marinella, e penso che tutti la conosciamo, si vedeva anche nel filmato, il punto più alto della spiaggia, cioè della zona demaniale, è il più alto in assoluto. Poi c'è un dislivello, si va sotto, quindi si trasferisce in un punto, si trasferisce in una zona che è più bassa rispetto al demanio marittimo. Allora, sul demanio marittimo non si può costruire, dietro il demanio marittimo, che è sotto il livello della spiaggia, si può costruire. Ma al di là di questo, no? Ma sarebbero costruzioni particolari a palafitte? No, ma sarebbero palafitte anche costruendo sul demanio marittimo. Certo. Guardate che noi non contestiamo gli elementi architettonici, anzi, alcune soluzioni le abbiamo indicate come
pregevoli. Per esempio, noi non siamo contrari allo sviluppo di attività commerciali nel soprastrada, ma sapete quante sono le nuove costruzioni commerciali previste? Solo se mi ridate l'immagine, sono segnate con dei cerchiolini rossi, vedete, sopra la strada Versamonte, dalla strada litorale, sono 4.900 metri quadrati di nuove superfici commerciali. Sapete via Muccini quante erano le superfici commerciali? L'abbiamo indicato lì, 3.714. Cioè viene prevista una costruzione di superfici commerciali di 1.200 metri quadrati in più rispetto a via Muccini. Avete presente il piano Botta, quello che non è ancora realizzato? Eppure noi non contestiamo questo, perché l'idea della fruibilità tutto l'anno ci piace. Contestiamo questo allineamento, questa serie di attrezzature bagnari sulle spiagge libere in territorio Marinella S.p.A., che è un onere maggiore per i balneatori, l'arricchimento di Marinella S.p.A. Ruoco ha introdotto, ma ha introdotto per tutti, il discorso della qualità delle acque e della spiaggia, che è un elemento importante. Sì, noi siamo a combattere contro questo degrado qui da parecchi anni, da quando cioè hanno cominciato con delle mareggiate. È che fate molto per combattere il degrado, diciamo così, insomma. Noi ci siamo accollati le spese della pulizia delle spiagge senza aver avuto da parte del comune anche l'anno passato. No, gli anni passati non avete speso poco. Gli anni passati in piccola parte il comune ci ha dato una mano, però la maggior parte, fra altre cose, la legge dice che i materiali spiaggiati sono carico del comune. La legge numero 13. La legge numero 13 dice che i materiali spiaggiati sono a carico del comune. Fra altre cose, noi non paghiamo nemmeno la tassa di concessione demaniale negli ultimi 5 metri, perché quella lì è una zona che non riguarda la balneazione, ma riguarda semplicemente il mare, quindi la roba si ferma lì. Noi abbiamo chiesto più volte anche di avere una mano anche per quanto riguarda gli scarrabili da poter... Li abbiamo sempre messi. Quest'anno no. Quest'anno c'è il consorzio. Il consorzio non lo so, però da parte... Li ha messi il consorzio? No, sì, noi non li abbiamo. Li abbiamo fatti mettere lì nelle spiagge libere, sì. Ora, il problema è che c'è uno scarrabile che è sempre là e è stato portato via una sola volta. Quindi, infatti, se si va a vedere, ancora tutti i mucchi di detriti sono ancora laggiù. Non li ha portati via nessuno. Perché? Perché non ci sono gli scarrabili. Ora, poi c'è anche da dire che per quanto riguarda... Nella pineta? Dove sono? Secondo me si fa una grossa confusione. Nelle zone dei bagni. Parliamo del discorso acque, importante. Le acque, come si sa, non è che sono inquinate, sono sporche. Cioè, quella cosa che si vede nelle acque che diventano nere, praticamente, non è roba che fa male alla salute, roba del genere. Però è chiaro che non è una bella vista. E quindi uno che deve andare a fare il bagno in una zona del genere preferisce non farlo e magari andare altrove per trovare delle acque più trasparenti. Ora, tutto questo fenomeno qui viene fuori dal fatto che praticamente i fiumi non vengano più puliti. Tutto il materiale che viene tagliato ai margini delle strade viene lasciato lì, non viene portato via niente. E poi naturalmente con le piogge le acque portano tutto questo materiale nei rivoli, poi nei fiumi, alla fine i fiumi vanno a finire al mare, si sa benissimo, e dal mare finiscono sulle spiagge. Infatti è da quando si fanno questi disboscamenti, diciamo così, a terra, non sul fiume. Il fiume viene lasciato com'è, non si può toccare niente, che invece andrebbe pulito. Non voglio parlare di dragaggio perché qui entriamo in un ambiente diverso da quello che ci riguarda, però anche il dragaggio sarebbe utile per poter dare anche alle spiagge di Marinella quella quantità di rena che il fiume non porta più. È logico che poi in questo progetto qua, dove si vuole praticamente eliminare tutto quello che c'è sul demanio per ricostruirlo a monte, e contemporaneamente si sta vedendo che ci sono dei chioschi che non demoliscono per niente, ma anzi continuano a fare dei lavori come se dovessero rimanere lì vita naturale durante, uno dice: ma allora a che gioco giochiamo? Questa è una adesso, perché bisogna fare scusa Gabriele, però te butti dentro un sacco di fieno, ma
di diversa natura, cioè se vogliamo ragionare, vediamolo tutto, quello che stiamo facendo in queste settimane, che facciamo ormai da diversi mesi sul piano, le osservazioni e quant'altro, tutte per l'amore del cielo, l'ho detto anche ieri sera, mosse dai migliori sentimenti per l'amore che ognuno di noi ha per il territorio, su questo io non ho dubbi. Alcune secondo me sono un po' pretestuose, sono sempre contro per forza l'amministrazione, non è che chi fa amministrazione vuol fare il male, cerca di fare il meglio che può con gli strumenti che ha, e io penso che questo sia un piano ben fatto. E diciamo, il fatto che lo dica anche Ruocco, che apprezza alcune cose del piano, ieri sera le associazioni ambientaliste, mi pare, seppur con delle criticità, ma hanno tutti espresso la bontà e il riconoscimento verso il piano, credo che questo sia già un buon livello di partenza. Però volevo dire una cosa, torno un po' indietro, perché al primo giro di interventi, ovvero è evidente che il piano magari si potesse fare tutto subito domani mattina, non sarà così, ed è altrettanto evidente che è un piano dove l'amministrazione pubblica, cioè il Comune e spero la Regione, mantenga anche gli impegni che la Giunta Burlando si era preso rispetto al piano di Marinella, mantenga questi impegni, ma insomma diciamo la parte pubblica farà la sua parte, ma altrettanto la devono fare gli imprenditori, cioè nel senso che siccome viene da più parti, diciamo dal consorzio, da chi non fa parte del consorzio, da chi fa questa attività da tanti anni e conosce bene la situazione, c'è questo grido di lamento al degrado, risolviamo i problemi col demanio, i problemi che... Ecco, questo piano vuole, il piano non solo architettonicamente mettere a posto le cose, ma lo vuol fare anche mettere lo zero rispetto a tutta una serie di questioni che si trascinano da non so quanti anni. E, ben inteso, sulle demolizioni che diceva da ultimo Galli, il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare. Poi i comuni non possono andare dai cittadini a dire oh butta giù, demolisci, no? C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato definitiva a cui l'avvocato dei due diciamo, chioschi coinvolti ha fatto un ricorso a luglio, gli è stata concessa un'ulteriore sospensiva fino al 17 di settembre. Siamo forse ancora in attesa, non so se già della sentenza, chiamiamola così, definitiva bis, non so come chiamarla, per cui noi però nel frattempo che cosa abbiamo fatto? Avevamo già deliberato in giunta una perizia per la demolizione coattiva, avevamo già notificato insieme alla capitaneria, alla delegazione di spiaggia di Fiumaretta della capitaneria di Porto, con i nostri tecnici, avevamo già notificato la non ottemperanza alla sentenza, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi poi però se, guardi, meno male che non abbiamo demolito, perché sennò questi ci chiedevano anche i danni, cioè oltre al danno la beffa, io penso, no? Dopodiché PT, notizia dell'altro giorno sui giornali, ha una sospensiva fino a marzo del 2016, quindi capisci ci sono anche dei problemi che io spero che se ne venga a capo una volta per tutte, ci sia la volontà di realizzare qualcosa di definitivo a Marinella, ma che possa permettere agli operatori di lavorare per bene e offrire dei servizi adeguati, e ai fruitori, ai cittadini, come tutti noi, di poter andare, chi ritiene, nelle spiagge libere, ora se mi dai un minuto dirò qualcosa sulle spiagge libere, o di andare negli stabilimenti balneari che ritengono più opportuni alle proprie esigenze, ecco, nelle spiagge libere attrezzate. Le spiagge libere, seppur di poco, aumentano, ora non ricordo il numero preciso in termini di metri lineari, ma aumentano del 2%, cioè rispetto all'attuale 42% di spiagge libere vengono portate al 44%. E quel fronte di cui dicevamo un po' prima tutti, cioè lo torno a dire, da PT al confine col bagno Roma di Galli, al Maestrale compreso, quella lì è identificata come spiaggia libera. E lì peraltro oggi non sembra tanto una spiaggia libera, insomma se vi fate un giro a luglio-agosto, noi nel piano è previsto un percorso... Ma lì il demanio l'ha affidata al Comune quella spiaggia lì? Chi è il concessionario? Il comune. Il Comune. Cioè, poi il Comune a sua volta... E poi può decidere. No, in questo caso noi nel piano, le intenzioni di piano sono quelle di lasciare quello spazio lì, spiaggia libera, che vuol dire che io, te, ognuno di noi può andare lì col proprio ombrellone, la sdraia e il lettino autonomo, si mette lì e nessuno ti deve e non può dirti niente. Quello sarà spiaggia libera. Poi faremo un passaggio successivo, l'ho detto anche ieri sera, con il PUD, che è lo strumento, diciamo, l'utilizzo demaniale, no? Il piano di utilizzo demaniale, che
va di pari passo con la riqualificazione complessiva, è chiaro. Il PUD identificherà dove ci sono gli stabilimenti, dove ci sono le spiagge libere, dove ci sono le spiagge libere attrezzate, che sono le tre tipologie previste. Ecco, dove sono le spiagge libere attrezzate? In quale fascia verranno ricavate? Dunque, se rimandate per favore l'immagine... Le attrezzate qua sono verso... Cioè, ce n'è una ce parte... Ce n'è una parte verso... Verso il Parmiglio. Parmiglio. No, una, Parmiglio, cominciando dalla parte di là c'è... all'incirca quello che no, il Brigantino lì, il Brigantino e l'altro a fianco, Cavallino, lì c'è una spiaggia Cavallino? Libera attrezzata. No. Cavallino? Brigantino e Goletta. Poi c'è il Cavallino. Ora senza una carta è difficile. Sì, c'è quello... poi c'è l'Odessa, PT e, Odessa. PT e l'ultima è l'Oasi. Ma l'Oasi ora non è una, sono spiagge libere attrezzate. Ora non vuol è dire, spiaggia libera attrezzata che hanno una. Posso dire cosa vuol dire? Spiegalo, che sembrava spiegarlo meglio di me. È semplice, spiaggia libera attrezzata è una delle diciamo così, forme in cui il PUD dovrebbe esplicarsi, che è una tipologia di utilizzo dell'area demaniale dove il Comune, tra virgolette, che concede la possibilità ai soggetti, ad alcuni soggetti, di piantare i lettini e gli ombrelloni per poter come si può dire essere utilizzati dai però 50% della spiaggia. La legge regionale prevede che le spiagge libere debbano possono essere a sua volta suddivise in un 50% di spiagge libere attrezzate e un 50% di spiagge libere. Questa quindi è la disposizione che è tuttora in vigore. Cioè, quindi in quella fascia che noi indichiamo da PT fino al Bagno Roma, no? Lì dovrete trovare dello spazio per le libere attrezzate. No, però come si fa? No, quello... no, invece no, loro sono libere. Loro dicono di no. Benissimo. Allora, quegli otto, chiamiamoli bagni, no? Con attrezzature balneari. Le attrezzature balneari, che cosa indicate? C'è una superficie... Le attrezzature balneari sono quella serie di attrezzature che l'avventore che va nel bagno dice guarda io voglio, mi prendo un lettino, mi prendo un ombrellone, me lo vado a piantare dove voglio nella spiaggia. È la tipica funzione della spiaggia libera attrezzata. No. La discriminante è che nella spiaggia libera attrezzata io trovo già metà spiaggia già attrezzata. Qui già l'attrezzatura. Cioè, quella è la discriminante. Spiaggia libera. E allora la differenza con lo stabilimento non puoi noleggiare, non puoi affittare, ma puoi solo noleggiare. Cioè l'avventore deve prendere lo stabilimento balneare, cioè lo Zena, il Bagno Roma, per citare i presenti, è che io, te, chiunque altro, fa anche l'abbonamento, come dire, annuale, c'è il tuo bagno, c'è il tuo lettino, la tua sdraia, il tuo ombrellone, la tua cabina, è quella lì e nessuno è riservata ai clienti. È riservata, cioè ci vai un giorno o ci vai tutti i giorni, tu hai pagato e sono fatti i tuoi. Sulla spiaggia, velocissimo, sulla spiaggia libera attrezzata vuol dire che sul totale della spiaggia metà è già, come dire, attrezzata, occupata con la postazione, diciamo, tipica, la sdraia, lettino e ombrellone. Poi tu arrivi e dici, voglio prenotare quella cosa, voglio andare lì oggi, paghi e vai lì. La spiaggia e l'altra metà è libera, cioè vuol dire che se tu sei lì e hai pagato 20 euro per la giornata, io mi metto di fianco col mio ombrellone giallo e verde e nessuno mi può dire niente. La spiaggia libera è totalmente libera, quindi tutti hanno accesso, ma come nella spiaggia libera attrezzata tutti hanno accesso. Ma devi dire, scusami, ma bisogna dire che nella spiaggia libera, se ci sono questi chioschi che sono asserviti alla balneazione, l'avventore arriva lì, deve prendersi lui l'ombrellone e il lettino eventualmente e portarselo dove vuole, se lo pianta, eccetera, e poi la sera lo riprende e lo riporta dove l'ha preso. Questo è il discorso. Scusate, ma senza... Vabbè, ora ci sono tutti questi particolari su cui poi nella realtà delle cose, no, vissute, eccetera, non avviene così, no? Però a me interessava un altro fatto che a noi stava a cuore, perché era l'interesse pubblico e l'interesse privato. Noi abbiamo capito che questo piano si regge su due cose: sulla volontà dei balneatori di investire tanti denari
per le nuove strutture, ma soprattutto per acquistare i terreni da Marinella S.p.A. Chi ci perde? Ci perde il demanio, che quando andrà a mettere all'asta il litorale, cosa guadagna? A parte che c'è stata una... Scusa, lasciami finire, perché anche ieri si è ripetuta la storia, ma le concessioni restano e restano i canoni. Beh, allora non si capisce perché il demanio faccia le aste, perché la Bolkestein preveda le aste. Purtroppo ogni volta che in Italia viene introdotta una normativa europea, pensate alla VAS, la Liguria è stata l'ultima regione in Italia ad adeguarsi alla legge europea sulla VAS, però ogni volta che in Italia entra una normativa europea di liberalizzazione, di concorrenza, si alza subito un muro. Non è un muro. Ecco, in questo a Sanremo il Comune aveva fatto un bando di gara per uno stabilimento balneare dove prevedeva, fra le varie cose, che chi offriva di più di canone avrebbe avuto la precedenza. Noi, come sindacato italiano balneare, abbiamo chiamato in tribunale questa cosa qua perché non è consentito giocare sul canone demaniale, in quanto viene stabilito a livello nazionale ed è uguale per tutti in tutta Italia. Ecco, allora le non esiste questa possibilità. Come dovrebbe il demanio pubblico, come dovrebbe essere assegnato? Prima domanda. Seconda domanda. Il demanio pubblico è pubblico. Le spiagge libere erano e libere rimangano. Non è che cambia qualche cosa. Capito, no? Il problema che dici tu è legato agli stabilimenti balneari, mica alle spiagge libere. È legato agli stabilimenti balneari. Scusa Carlo, spiagge libere sono spiagge libere. Spiagge libere. Che c'entra? Ma anche chi dovrà costruire quei chioschi, come li chiamate, dove tenere le attrezzature, dovrà pagare il terreno a Marinella S.p.A. Ma no? Mettere d'accordo, se fossero sul demanio, se fossero sul demanio pagherebbero al demanio, certo. Come il danno pubblico non c'è? Ma non sono, cioè, non sono mai stato sul demanio. Questo. Secondo, Marinella S.p.A. con questo piano si vede rivalutare i terreni oltre strada di tutto questo insediamento commerciale. Però anche questo non è vero, perché lì c'erano già... Lasci finire. Scusa, se sono 4.900... Vorrei anche intervenire anch'io, perché bisognerebbe ricondurre un po'... Se sono 4.900 metri quadrati di superficie commerciale... Compreso l'esistente. No, mi dispiace. Come no? L'esistente è una ristrutturazione che è al centro dei due blocchi e che non è compresa. Qui parliamo di... nuove superfici, io mi attengo alle nuove superfici, non a quelle esistenti. Ma non è però Marinella S.p.A. cosa ci mette in questo piano? Perché i balneatori ci mettono di loro, l'erario pubblico mette ci mette a esposizione perde. il terreno. Lo vende. Lo vende. Ah, ecco, ma finanziariamente cosa ci mette? In cassa. Ma questo era abbastanza chiaro. E chi ci perde da questo piano pubblico? Ma non credo. Io volevo cercare di ritornare un pochino a bomba, perché qui stiamo discutendo di cose... Intanto ti è stato chiarito che il Consiglio Comunale si approva il piano, questo è già... No, ci sono due passaggi che sono stati chiariti, quindi non è solo quello di martedì, ma ce ne sarà uno successivo. È quello che volevo sapere, come vorrei sapere se tutti i consiglieri comunali sono stati edotti della questione, perché qui i giochini poi si fanno... in questa maniera qua, ad esempio, perché fare prima il piano spiagge, poi il PUD e poi il PUC? Prima il PUC, poi il PUD, poi il piano spiagge. Questo è... Il piano spiagge lo facciamo nel 2080. Scusa Baudone, adesso poi io sono stato zitto, hai ragione, avete parlato. E tu ieri hai detto una cosa. Quindi ricordatela bene quando parlano gli altri, perché questa è strafottenza. Hai ragione. Oh, ok, punto. Ti do ragione. Ecco, va a posto. Speriamo, anche ieri a Ruoco hai dato ragione. Questo è grave. E cazzo. Scusami la parola, ma anche ieri a Ruoco hai dato ragione, ma oggi ripeti le stesse cose. Quindi vorrei riprendermi il mio tempo. Il mio tempo è così fatto. Noi siamo qui, principalmente come movimento, per cercare di chiarire che questo è un piano che traballa, ma non traballa su una gamba, traballa almeno su tre gambe su quattro. Il problema reale, fra l'altro, così ritorniamo un po' al comportamento dell'amministrazione, l'impegno di spesa, io ho sentito Carlini dare delle cifre, Galli darne un'altra, sono totalmente diverse dai documenti che girano. Cioè i documenti cosa dicono? I documenti che girano sulla...
La previsione di impegno di spesa dei privati che dovrebbero acquistare, ricostruire, smontare, spostarsi. Ma superiore o inferiore? Cioè? È assolutamente inferiore. Rispetto alle cifre inferiori. È assolutamente inferiore, perché Carlini ha parlato... Finisco, poi taccio per sempre. E uno può scegliere anche Carlini... di costruire meno o di spendere meno. Io vi dimostro una cosa. Carlini ha parlato di 800-900 mila euro per una spiaggia pubblica, mentre invece il Comune ne dichiara un impegno di spesa di circa 400 e rotti. Forse non intendeva l'acquisto del terreno. Carlini, scusi, è la stessa cosa che ho chiesto agli altri. Ma poi si può fare un bellissimo conto. 1.047.000 euro per un balneatore, di cui 620.000 senza l'acquisto del terreno, fa 400.000 euro, mentre i marinai d'Italia hanno una prelazione d'acquisto per 850.000. Quindi la Marinella non ha ancora deciso a quanto venderà, non si sa quanto venderà, quindi la prima gamba traballa, che è l'impegno dei balneatori, a cui nessuno potrà mai obbligare di spostarsi nella fascia retrostante, quindi staranno lì finché almeno non ci sarà la Bolkestein. Scusa, prendetevi gli appunti come ho fatto io. È semplice. Ho capito, però me lo dite dopo. Per cui, se c'è un balneatore che decide di non spostarsi, ricomincia l'altra fila delle spiagge libere. Non riusciremo a far avviare il piano, perché l'ingegner Chirico, lui, estensore del piano, ha detto testualmente: anche una sola virgola o anche solo uno che non accetta, si blocca tutto il piano. Non l'ho detto io, l'ha detto l'ingegnere Quirico. Quindi. Poi ritorniamo un attimino, poi taccio veramente, alla questione della qualità. Questo qua è un piano che andrebbe inserito assieme al piano di Amelia, andrebbe inserito assieme al piano dell'area agricola. Ho sentito parlare di Farinetti, che sicuramente non farà un orto da 7 ettari, ma ne vorrà di più. Hanno 30 ettari di basilico, hanno un parcheggio che inquinerà più del basilico, perché è stato detto. Sono tutte cose che vanno sommate. Abbiamo un fiume, come dice Galli, che continua imperterrito a disastrare tutto il litorale. Noi abbiamo chiesto addirittura l'impegno dell'amministrazione affinché gli altri comuni, che sono compartecipi, perché è nel loro territorio, a quello che succede, compartecipino con la spesa per dare una mano ai balneatori, per dare una mano all'amministrazione quando siamo in queste difficoltà, con le spiagge ridotte come sono ridotte. Ricordatevi che spendiamo anche dei soldi per smaltire queste cose. Per cui è un piano, il nostro terrore è che Marinella rimarrà così, o potrebbe rimanere così, per i prossimi 20 anni. Questo è un piano che potrebbe anche andare bene. Anche a me piacciono tante cose, le strutture mi piacciono, tante no. Ad esempio le 18... Quindi ci potreste dire l'intervento è riuscito, ma il paziente è morto. Le 18 strutture, che non si dice, andranno soggette a variante di un piano regolatore che è scaduto, e fa riferimento nei documenti del Comune alle indicazioni del 1958. È il primo piano 58. L'unico piano regolatore, cioè, che è cambiato il mondo. Come pensiamo di poter riempire 18 ristoranti? Come possiamo di poter riempire l'ultima e poi mi taccio? È un piano talmente fatto bene che non prevede una fermata delle corriere, degli autobus. È un piano talmente bene che non prevede un percorso. Quello credo che si possa. Fermoli, che non prevede un percorso alternativo. È un piano che io ho chiesto: metteteci dentro le due piste ciclabili dentro la tenuta, che sono una cosa ecologicamente sostenibile e che dimostra una volontà a una mobilità alternativa. Ebbene, notizia dell'altro giorno che i soldi lì sono stati tolti e messi in un'altra opera incompiuta, che è la pista ciclabile del canale Lunense. La pista ciclabile, che si dice, va da Marinella a Meglia, non serve assolutamente a collegare Sarzana, come è scritto nel piano. Altra bugia. Come bugia sono le assemblee coi cittadini. Quindi cominciamo a cambiare sistema d'approccio quando si fanno soprattutto grandi opere, perché questa non è la piscina che rimane lì. Questo è un piano gigantesco che va a incidere su tutta la piana, compreso il fiume Magra. Quindi prima il PUC, poi il PUD, poi il piano spiaggia. Volevo dire... perché poi ci avviamo verso la conclusione, perché un'oretta l'abbiamo già parlato. Però prima manderei un secondo filmato e poi facciamo un giro finale, introduciamo un altro, approfondiamo un attimo l'argomento delle aree di sosta. Direi alla regia di mandare questo secondo filmato realizzato da Sara Cadenotti e Sergio Dioff. Luigi Alfieri, presidente della Consulta territoriale di Marinella, qual è il vostro punto di vista, qual è il sentimento comune riguardo al piano spiagge e ad altri progetti, comunque aspettative che riguardano questo territorio per il momento? Allora, il piano spiagge che stiamo discutendo in questo momento
Per noi marinellesi è una futura spinta, speriamo, alla ripresa del borgo, che fino adesso è stato bistrattato. Tutti i piani presentati fino ad oggi sono stati bocciati in funzione di non so che cosa, dell'ambiente. Cioè, per noi rimanere in questa condizione in cui siamo non è certamente fattibile. Quindi accettiamo favorevolmente questo progetto, che non comporta cementificazione, ma soltanto una riqualificazione del litorale. Quindi andremo a diminuire, secondo me e secondo i membri della consulta, del Consiglio della Consulta che io rappresento, è un progetto che porterà una diminuzione di inquinamento anche da idrocarburi, in quanto abbiamo visto che nel progetto è prevista una riduzione di parcheggi, spostando gli attuali 2.800 posti macchine a monte della litoranea, e quindi verranno ridotti di 200 stalli, quindi una presenza minore di macchine sul territorio, quindi inquinamento da idrocarburi, carburi minori. Il piano stesso non prevede un aumento di usufruibilità della spiaggia da parte dei, cioè un aumento di bagnanti, però prevede un aumento del periodo di usufruizione dei servizi, quindi portandoli nell'arco annuale. Ecco, prima mi mostrava un documento e una lettera che come consulta avete spedito alle... La consegneremo oggi alla commissione di inchiesta pubblica, a cui parteciperemo noi come consulta, e la Proloco di Marinella alla riscossa, si chiama Proloco Marinella alla riscossa, quindi auspichiamo una vera riscossa di questo territorio, perché ormai stiamo languendo da oltre 30 anni in condizioni di degrado che non riteniamo più idonee e atte a una frazione che si chiama balneare. Ecco, il quartiere ovviamente attende da una vita che si risolvano i problemi, quindi mi sembra che sia favorevole ovviamente a questa iniziativa. Volevo porre una questione, il problema della strada litoranea, no? Quella strada lì penalizza un po' tutta l'operazione, nel senso che è un po' una barriera tra ad esempio le aree a monte dove si prevede parcheggi, anche una certa attività del centro del borgo, e la parte diciamo del mare, ecco. Non era forse pensabile in questa fase a strutturare a livello urbanistico in maniera diversa, cioè abbandonarla un po' quella strada lì come strada di collegamento Carrara-Ameglia, portandola più a monte, usarla quella lì come zona di penetrazione più, e rendere quindi più flessibile anche la possibilità di rendere la spiaggia e il retrospiaggia più accessibili, i parcheggi, c'è una barriera qua lì, tutta questa massa di parcheggi a monte di una strada dove passa un camion, viabilità. Ecco, io ricordo che in passato si era addirittura parlato di una strada che costeggiasse, da Lunimare costeggiasse diciamo l'autostrada e poi andasse a Marina di Carrara, e quella lì e la parte finale fosse più diciamo di servizio alle abitazioni, ai servizi, alle spiagge. Ecco, questo discorso urbanistico. Allora, precisiamo però una cosa, che la litoranea non è una strada comunale, è una strada provinciale, quindi la competenza è della provincia. Noi abbiamo anche chiesto in fase di redazione del piano. E quello c'era... è il primo guaio. No, va bene, adesso poi le province non si capisce bene che fine fanno, quindi questa pseudo riforma, vabbè. Però non cambiamo argomento. Dopodiché, noi abbiamo anche chiesto alla provincia se c'era la possibilità comunque di declassarla, quindi in qualche modo farla diventare una strada comunale per poter fare tutta una serie di attivi, di operazioni, soprattutto legate al limite di velocità, degli attraversamenti, cose che però spero siano poi fattibili con la prosecuzione del piano. Però il tema che poni è un tema di indubbio diciamo, valore e di assoluta diciamo priorità anche per tutto l'assetto della piana. Non solo c'era la previsione, il master plan prevedeva sostanzialmente una sorta di tangenzialina
che passava la gente o un po' più a monte, un po' più a valle rispetto al cimitero Fabbricotti, si andava ad innestare verso dove c'è la rotonda della turbina, che era già una previsione dell'attuale piano regolatore, che ricorda a Chiappini che i piani regolatori non scadono. No? Noi poi entro l'anno pubblicheremo il bando per la redazione, per trovare i progettisti per la realizzazione del nuovo PUC. Quindi speriamo che entro l'anno si riesca a pubblicare questo bando pubblico. Anzi, non speriamo. Chiappini diceva, però prima fate il PUC e poi fate il piano di spiaggia, bisogna come anche, priorità. Mi pare che Chiappini, come alcune opposizioni, alcune osservazioni più che opposizioni, cerchino di trovare di tutto per demolirlo, il piano, più che dare un contributo, perché il fatto di dire mi piace, però io aspetterei, chiamerei il comune di Ortonovo, di Castelnuovo, non gli puoi mettere la pianificazione sul proprio comune, lo fa l'ente, e non puoi dire ma i parcheggi li metto nel comune di Ortonovo, all'Unimare, no, non funziona così il paese Italia, ecco, il comune di Ortonovo ci direbbe ma voi siete matti, no? Cioè, quindi bisogna un po' stare coi piedi per terra e ragionare sulle cose concrete, se no ai cittadini gli si dà un mare di robe che poi la più delle volte sono irrealizzabili, no? Ma volevo tornare al tema della mobilità perché è interessante e credo che sia il nuovo PUC ci dovrà ragionare molto. Io penso che sia un tema da affrontare nel proseguo, quello di una, come dire, tangenziale. C'era il tema dell'Aurelia, che forse stavi dicendo tu, quello che doveva passare al di sotto, no? Dell'attuale Aurelia, andare giù. Quindi erano tutta una serie di opere legate allora alla terza corsia, quelle cosiddette opere complementari. Come sanno tutti, la terza corsia, così come raddoppio d'autostrada, non viene più realizzata, sono decadute di fatto anche le opere complementari, che forse erano anche esagerate in alcuni territori rispetto poi alla realtà delle esigenze. È chiaro che la strada è una barriera, l'ho detto, guarda, anch'io ieri sera nel mio intervento, la è per forza di cose, c'è, però una strada non si fa in due minuti, ha dei costi enormi, oltre che a consumare ulteriore suolo, dato che il tema ormai leitmotiv è questo qua, insomma, del consumo del territorio e del suolo, e dobbiamo stare attenti a consumarne, se possibile, sempre di meno, o comunque fare in modo che il consumo di suolo avvenga in un modo corretto e ambientalmente sostenibile. Però quella barriera lì oggi c'è, non possiamo far finta di niente, fare voli pindarici. Io credo che quel tema lì sia un tema da affrontare in una pianificazione complessiva. Il problema della mobilità, tra semplicemente anche solo nella vallata del Magra, non lo risolve il piano di riqualificazione delle spiagge. È Sennò, chiaro, sì, è ci ovvio. Raccontiamo delle storie, sì, no? Sì, è evidente, chiaro, che non può essere così. Chiappini, ti avevo interrotto, volevi dire ancora qualcosa? No, vorrei rispondere all'assessore ancora una volta, perché lui dice che i piani regolatori non scadono, però si dimentica di dire che le varianti ai piani regolatori scaduti da più di 10 anni devono avere un interesse precipuo pubblico. Fermo. Le varianti che stiamo andando a provare sulla parte soprastrada non hanno assolutamente niente di interesse pubblico, perché costruire 18 nuovi edifici per attività commerciali e di somministrazione non ha nessun interesse pubblico, se non privato di chi o venderà o di chi costruirà o di chi cercherà di fare. Semmai ha un interesse nei confronti nuovamente della Marinella, perché io capisco che bisogna urbanizzare Marinella perché qualcuno deve investire nel borgo. Ma allora il rischio di impresa se lo prendono tutti i cittadini, che la Marinella investa nel borgo, che ristrutturi il borgo, e poi noi cercheremo di fare riempire le case che farà la Marinella, che andrà a vendere. Non prima il rischio ce l'assumiamo tutto noi e poi loro fanno il secondo pezzo. E questa è una cosa che andava assolutamente detto. Sulla questione del fatto che ancora una volta citate i movimenti e le opposizioni come quelli sempre del NIET, se chiamavate un pochino prima, se chiamavate i cittadini un pochino prima. No, Baudone, e non mi interrompere, no, perché la consulta per l'ambiente dal 1992 l'avete convocata mai, perché io ho chiesto per ben 2 volte in due anni di regno di Cavarra a Sarzana la convocazione della consulta dell'ambiente, dove dentro ci sono i rappresentanti dei gruppi di opposizione che potevano fare proposte, ma che voi non avete accettato a priori. A priori, io ripeto quello che ho detto ieri, sono felice di queste decisioni e spero che continuino per il futuro, perché finalmente vi accorgerete se qualcuno ha delle proposte da fare, e le abbiamo le proposte da fare, ma non a questa maniera, assessore.
non a questa maniera, sono due anni che chiediamo questa cosa e ancora martedì, in violazione al regolamento del Consiglio Comunale, non avremo il parere della Consulta. Come no? No, o l'avremo incompleto, perché il regolamento della Consulta dice altre cose. Voi fate dei regolamenti e, come ha l'assessore detto a qualcuno, i regolamenti non si possono tirare a destra manca a seconda del proprio interesse. Il regolamento posso dice rispondere. Che ci deve essere un direttivo fatto che, personale. Certo. No, non è un fatto personale, è un fatto di partecipazione dei cittadini, è un fatto di trasparenza nei confronti dei cittadini e di partecipazione che voi avete sempre negato da anni e quindi aprioristicamente. Allora non parlate più del fatto che le opposizioni non sono capaci di proporre, perché ve l'abbiamo dimostrato da una vita. Il piano non regge sulle tre gambe, vorremmo metterci a tavolino e risolvere il problema dei balneatori che dovranno investire un pacco di soldi che probabilmente non gli torneranno indietro. Vorremmo risolvere il problema ambientale e il trasporto alternativo. Dopodiché il progetto certo che ci piace, anche a me, io non ambisco altro che a ristrutturare Marinella, ma vorrei che funzionasse il piano, non che finisse per un ennesimo piano botta, il sottopasso, Villa Olandini, la piscina di Sarzana, la pista ciclopedonale e poi possiamo aggiungere anche tante altre cose. Posso? Sì, poi diteci che facciamo i gufi, poi fra due anni diteci che facciamo i gufi. E il piano prima di due anni lo sanno meglio loro, non partirà, perché l'ultimo bollo applicabile sulle carte sarà nel 2017, l'avete detto voi. Galli, lei quant'è che ha lo stabilimento balneare? Dal 54, quindi sono... Diciamo che ha una lunga esperienza, insomma, sì, ha visto il mare, le mareggiate, di memoria storica. Ne ha viste. Ecco, che impressione si è fatto? Arriveranno in fondo con questo o pensa di no? Ma io a questo punto... O sarà l'ennesimo sforzo? Perché poi... Tutto sommato, tutto riconoscete che lo sforzo c'è di fare una bella cosa. Il problema è la moneta. Che un progetto come quello che è stato fatto può andare in porto solo se coloro che sono i destinatari del progetto stesso hanno volontà, voglia e capacità di investire e di vedere un futuro migliore di quello che c'è oggi. Se non arriva qualcuno da fuori. E se no arriva... solito, ma questo non si può dire. Questo però non si può dire. La concorrenza, tanto che la sventolata, anche a tavolare vale per c'è tutti, la cioè, è che vale sopra il comune, vale anche per gli imprenditori la concorrenza, il mercato è libero. Che hanno intenzione, voglia e anche capacità finanziaria di volerlo fare, l'investitore se ne sta a casa sua perché non ha niente da farci. Ovviamente se invece non ci sono queste possibilità e queste capacità, c'è sempre questa possibilità. Non per fare un qualche cosa a favore della Marinella Spa, perché io sono stato accusato molto spesso di essere colui il quale era a favore di Marinella Spa. Non è vero. Nel senso che è chiaro che un imprenditore che possiede una quantità di terreni come quelle che ha Marinella, 380 ettari, è chiaro che li vuole trasformare in qualche modo in denaro sonante, oppure trovare il sistema di o affittarli o insomma farli rendere in qualche modo. Marinella Spa è in passivo fortissimo da tantissimo tempo per mantenere la fattoria, eccetera, è sulle spese, diciamo così, quindi non vede l'ora di trovare il modo di vendere, eccetera, eccetera. Vedo che anche Marinella comunque sta facendo degli sforzi per cercare di venire incontro alle richieste dei balneari, cercando, loro hanno fatto delle richieste un po' al ribasso, insomma si cerca di trovare l'equilibrio per poter alla avere del consorzio. Consorzio poi ce lo dirà Carlini però privata. È logico che insomma l'imprenditore che possiede il terreno dice vende e guadagna, sì, però non c'ha più il terreno, cioè queste sono cose ovvie, è logico che debba avvenire in questo modo qua. Per quanto riguarda la questione della litoranea, è chiaro che è un limite fortissimo, perché quella lì spezza in due praticamente l'attività. Infatti se si va a vedere le altre località dalle quali non dobbiamo imparare niente, non devono servire nemmeno da esempio, ma si fa vedere benissimo che le passeggiate praticamente ora sono state tutte concentrate molto sulla spiaggia, cioè la nostra litoranea dovrebbe diventare una strada di servizio, essere pedonabile, non più carrozzabile, e quindi poter avere questo scambio continuo, perché c'è sempre stata una frattura tra il borgo e le spiagge. È un altro mondo. Noi siamo un altro mondo rispetto al mondo di Marinella. Certo. Il comune, il Marinella Spa non investe nelle case, non le costruisce, eccetera, perché per esempio Via Taruga è stata dichiarata come zona popolare, diciamo così. Ci vogliono delle case di edilizia popolare. È chiaro che Marinella non investirà mai in quella zona lì.
Come mica così? Abbiamo fatto il social housing, che sono quelle gialle nuove, ma cosa quelle l'hanno fatte a parte. C'entra via Taruga. Per farmi Taruga social housing. Marinella non investirà sul social housing. Come? Questo social housing è già fatto, Gali. No, quelle nuove, che, ma via Taruga, parlo di via Taruga. Ma via Taruga, ci si sono spostati quelli che abitavano in via Taruga, sono andati nelle case, quelle diciamo sì, nuove, sì, fatte so, qualche anno e fa, ora dovrebbero gialline. Tornare là, ma anche dove dovrebbero ritornare, via Taruga, fatte devono fare un noi, social la housing di nuovo, e Marinella non investirà in quella zona lì, sia questo sia chiaro, perché Carlini, non ha un ritorno, assolutamente. Volevo dire, ci sarà poi alla fine qualcuno che si affaccia, come viene paventato, allora, su uno scenario che viene a chiedere al consorzio a offrire noi abbiamo avuto, tanti soldi. Mille riunioni, abbiamo fatto diverse offerte. E anche incontri all'amministrazione. Sì, certo. L'ultima offerta scritta sembra che vada bene alla Marinella S.p.A. Abbiamo offerto una cifra per... Come consorzio. Come consorzio. Una cifra per la zona edificabile confinante col demanio, una cifra per il soprastrada e una cifra per i parcheggi, diciamo. A grandi linee ci siamo. Col piano qualche problemino. Ma siamo sull'ordine del milione? No, mi sembra che dice più che altro la no, metà. No, noi abbiamo trattato 270.000 metri quadrati. Perché non ci vendono solamente il pezzettino a mare, ci vendono anche tutto il resto. E poi te lo sistemi, ok? Viene a costare di meno anche il pezzo a mare, perché dobbiamo comprare anche l'osso, diciamo. Cioè, ma la ciccia è l'osso. Certo. Quindi a grandi linee ci siamo come offerta. È sorto qualche problema, perché andare a investire tanti soldi, uno ci ragiona un attimino. Vi dovete accolare anche le bonifiche poi, lì, mi sa tanto. Le bonifiche dei canali. Succede che alcuni balneatori si trovano privati dei parcheggi nella zona dietro, capito? Quindi andare a investire senza avere il parcheggio dietro diventa un problema. Sì, chiaro. Perché mi sembra che i parcheggi subito dietro il Grecale e il Maestrale vengono ridotti, no? Vengono ridotti in buona parte, vengono spostati. È una diminuzione, una compattazione dei parcheggi pubblici, perché una parte dei parcheggi pubblici insistono su un'area che in sede di rapporto preliminare alla VAS eccetera eccetera è stato riconosciuto che è meritevole di tutela eccetera, per cui nella formazione del piano quando è stato adattato noi con la parte lì abbiamo dovuto inserirla insieme a altre due parti come meritevole di tutela al pari del Mugnaini. Sistema di interesse comunitario esistente. Architetto Mugnaini, per intenderci, è la parte davanti alla statua di Fabbricotti all'incirca. Ecco, perché se la regia potesse mandare di nuovo quel grafico, la parte soggetta a varia. Invece tutta una parte che oggi è destinata al parcheggio e che è oltre strada rispetto alle cosiddette spiagge libere, no? Agli otto insediamenti di attrezzature commerciale, ecco, c'è una parte che oggi è destinata a parcheggio e che è stata esclusa dal confine del SUA, dello strumento urbanistico attuativo. Perché originariamente nel piano regolatore è esclusa. Ah, e perché? E non lo si può ricomprendere. Come? Non si può ricomprendere in modo da avere un'area... quella... Si può rimettere quel... Devo vederlo graficamente. Allora, vedete dove c'è la parte di quelle attrezzature balneari, no? Di spiaggia libera vicino al Bagno Roma, no? Certo. Dietro c'è un'area che è totalmente bianca, no? Sì. E che oggi è già destinata a parcheggio. Sì. Quella lì. Ok? Sì. Ecco, quella lì non fa parte dello strumento urbanistico attuativo. Allora, perché non comprendere quell'area che ormai è già compromessa, invece dal punto di vista ambientale, alleggerire da altre parti? A noi dispiace, no, non aver avuto la possibilità di fare delle proposte durante la fase preliminare, prima dell'adozione, perché che ne dica la dottoressa Solari del settore Via della Regione, è prevista la consultazione pubblica prima dell'adozione, no? E va bene, c'è sentenza della Corte di Giustizia Europea, noi l'abbiamo anche indicata del 2011, ma al di là di questo però
Io ho sentito con meraviglia oggi sentire parlare i rappresentanti dei balneatori. Perché? Perché loro invece tutta la fase di consultazione l'hanno avuta. E mi sembra che siano ancora oggi a rivendicare qualcosa, perché tra il progetto iniziale e il progetto finale andato in adozione non è cambiato nulla. Io mi chiedo, ma non c'è un vizio di origine e che sta nel protocollo d'intesa firmato l'8 novembre 2013 tra il sindaco Cavarra e l'amministratore delegato di Reverberi, di Marinella S.p.A., che tra l'altro so essere partecipata ormai in prevalenza dal Monte dei Paschi e dalle cooperative, e quindi torniamo tragicamente al piano Botta, e dove si chiamava oggetto di sua di iniziativa pubblico-privata, dove praticamente il piano, prima ancora di assegnarlo ai progettisti, nella sua polpa era già deciso, perché si è indicato lì che c'è un punto di difficoltà ed è rappresentato, gli elementi di complessità nell'attuazione del piano è rappresentato dall'arretramento delle strutture dall'area demaniale all'area privata. Allora lì è stato deciso tutto e poi la patata è stata scaricata sui balneatori. Quindi urbanistica contattata. Pubblico che, e sull'erario pubblico che perde introiti. Scusa, ora chiudiamo perché posso, siamo alla fine. Se posso dare, la mia non è stata una veleità di politica, eccetera. Posso solo dire e testimoniare quello che c'è quelli che sono stati i passaggi, passaggi propedeutici alla redazione del piano. È stato fatto un protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa ha stabilito alcuni principi fondamentali, no? Per guidare l'attuazione e la redazione del piano. Per cui tutta quella serie di informazioni e di disposizioni che ci sono nel protocollo d'intesa sono state utilizzate come guida, no? Dai progettisti per poter redigere il piano. Gli elementi sono stati addirittura inseriti nei contratti proprio con questi professionisti in modo tale che abbiano perseguito una linea che era quella dettata da un documento che è prettamente poi tra virgolette politico, che è un protocollo d'intesa fra pubblico e privato, che è ampiamente consentito e anche normato dalla legge vigente. Quello che volevo dire sull'aspetto dell'elaborazione del piano e della forma con la quale è andata avanti questa elaborazione qua, soprattutto in riferimento alle disposizioni sulla VAS, c'è da dire questo, che noi, giustamente come ha segnalato anche Ruoco, scontiamo il fatto che la Regione Liguria a buon ultimo è arrivata a darsi quantomeno una normativa che potesse essere un indirizzo specifico per trattare l'argomento della VAS, che è notoriamente molto vasto, no? Sulla base di quelle disposizioni di legge, no? Sulla base di quelle disposizioni di legge noi abbiamo fatto tutto quello che era consentito per poter realizzare e redigere una proposta di piano compatibile con quello che sono le richieste in sede di VAS. Abbiamo escluso a priori la fase di assoggettamento alla VAS, no? Perché abbiamo ritenuto di dover perseguire direttamente lo studio della VAS e in questo senso siamo andati. C'è stato un rapporto preliminare, una valutazione del rapporto preliminare e poi la fase di adozione attuale del piano. A questo punto direi di chiudere perché il dibattito tra l'altro è ancora aperto, so che avete un venerdì prossimo un nuovo incontro e quindi il discorso è aperto. Però mi sembra... Però sarà inutile perché noi andremo a fare proposte a un piano che probabilmente sarà già approvato. Chiaro, se... E quindi facciamo del lavoro inutile. Questo è il ruolo, questo è il ruolo dell'associazionismo. Io spero che invece alcune delle osservazioni che sono state fatte vengano accolte, ecco, possibile che le osservazioni vengano accolte. Anche se mi sembra di capire che tutto questo piano poi si
parte la bontà del piano, ma poi la realizzazione avviene se c'è un incontro tra la proprietà tra il Monte dei Paschi e il balneatore. Ora, mi sembra e non di capire, tutti, non tutti se la faranno. Mi sembra di capire che lì ci sia già una. Qualche consorziato rinuncerà. Però, anche perché devono farsi carico di quell'enorme riempimento per portare a livello della strada, a livello della spiaggia, tutto. Il retrospiaggia da PT fino a Fiumaretta, sono tonnellate di terra vegetale vergine che voglio capire dove verranno prese, quanto costeranno. Paudone, così poi chiudiamo perché... Direi che l'aspetto positivo è che comunque c'è un consorzio che racchiude la quasi totalità degli operatori tra Marinella e Fiumaretta. E quindi diciamo è un soggetto titolato a trattare con la proprietà. Come ho detto prima, è indispensabile ovviamente che ci sia questa volontà del consorzio e delle attività a contribuire a migliorare la situazione attuale. Però volevo dire alcune cose. La prima sulla partecipazione, perché molto rapidamente siamo fuori, se mi consente, rapidissimo. Sarò telegrafico, si può dire di tutto a questa giunta, tutto quello che volete, però sulla partecipazione io penso che si possa dire poco, non solo sul piano spiaggia, sul piano Marinella, ma in generale noi in questi due anni abbiamo fatto decine e decine di assemblee in tutto il comune, in tutti i territori, il famoso tour nei quartieri che riprenderà ora ad ottobre, quindi con centinaia e centinaia di persone, incontri con tutti, associazioni, incontri con i consulti che sono enti istituzionali, quindi si può dir poco, secondo me sulla partecipazione c'è stato veramente una marcia in più in questi due anni, secondo me con la giunta Cavarra, e abbiamo sempre messo la faccia, non ci siamo mai tirati indietro, l'abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando in questi giorni. Poi volevo dare una risposta a Chiappini, anzi dargli anche una digli una cosa che forse o l'ha omessa o si è dimenticato. Il piano prevede, se parliamo di mobilità sostenibile, di arrivare alle spiagge, sono d'accordo anch'io, nel mondo quello un po' più bello bisognerebbe andare tutti in bicicletta, però purtroppo poi nella realtà si va anche in macchina, ci vogliono anche i parcheggi, anche in pullman, e le fermate ci sono e lo sai benissimo perché ci sono già adesso, non è che spariscono, anzi verranno incrementate. Ci sono i disegni. Va bene. E dopodiché, per quanto riguarda invece la pista ciclabile, noi abbiamo messo all'interno del tratto, diciamo, Turbina Parmignola, abbiamo disegnato anche graficamente, quella lì fa parte di un progetto più ampio che è Sarzana, Fiumaretta, Marinella, che la Regione Liguria ha fatto proprio, gli abbiamo già inviato, diciamo, il preliminare, che il nostro progetto insieme ad un altro progetto in provincia di Imperia, credo comunque nel Ponente Ligure, sono stati presi dalla Regione Liguria per partecipare ad un bando interregionale che premia proprio il fatto di collegamento tra due regioni, e chi meglio di noi, così come d'altra parte verso la Francia, al Ponente Ligure, può esprimere questa particolare. Abbiamo chiuso. Sì. No, siccome si parla tanto di questo consorzio che è sorto a Marinella, faccio presente che esiste anche un altro consorzio, il consorzio di Savona, che raggruppa circa 500 stabilimenti balneari, nel quale ci sono 7 stabilimenti balneari di Marinella, che sono Ambra, Pineta, Roma, Margot, Soleado, Turbina. Quindi voglio dire, non c'è solamente questo. Sì, va bene, ci sono più cose. D'accordo, allora direi di interrompere qui, tanto gli sviluppi poi li leggeremo sui giornali dei prossimi giorni, perché ci sono appunto di nuovo queste riunioni, c'è il Consiglio Comunale dove ci sarà il voto, l'espressione di voto, quindi direi di interrompere qui. Domani c'è il Presidente della Regione che fa un sopralluogo. Sarò anch'io, alla Colonia. Alla Colonia Olivetti, che versa in condizioni pietose, soprattutto per metterlo in sicurezza. Mi sembra di capire che è anche un'immagine proprio poco buona che fa da contraltare a un bel piano. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Grazie. I telespettatori e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera. Grazie.